Alla fine un pareggio che accontenta tutti, il Taranto ci mette cuore e grinta contro una Turris che ha tanta qualità. Il primo punto stagionale in Serie C è salutato da circa 5.000 spettatori sugli spalti dello Iacovone, risultato giusto, le due squadre si sono annullate reciprocamente. Il Taranto schiera un tridente inedito e velato con Longo e Versienti ai lati di Saraniti. In mezzo dall'inizio c'è Civilleri, Giovinco e Antonino, gli ultimi arrivati partono dalla panchina. La cronaca è scarsa, dopo 5 minuti c'è il primo brivido con un tiro di bordo dal limite che scheggia il palo dopo la deviazione di Chiorra. Il colpo di testa di Nunziante da distanza ravvicinata giunge al 24esimo e il pallone termina sull'esterno della rete. Il primo tempo si chiude con il Taranto vicinissimo al gol, lo stacco di testa del difensore Benassai sul calcio d'angolo battuto da Marsili. Nella ripresa più Turris che Taranto, al 13esimo c'è un colpo di testa di Santaniello, pallone alto di poco. 5 minuti più tardi parata a terra di Chiorra sulla conclusione di Pandolfi entrato poco prima in campo. 1 minuto più tardi ci prova ancora Tascone da distanza ravvicinata ma sbaglia la mira. Il Taranto si rivede al 23esimo con un calcio piazzato di Marsili, Perina si oppone con i guantoni mandando in corner. Al 36esimo è ancora Chiorra che riesce a neutralizzare un tentativo di conclusione di Pavone che però risulta debole. La partita si chiude sulla diagonale di Ita Leng che manda il pallone di poco al lato alla destra di Perina. 0-0 e sabato prossimo il Taranto farà visita al Campobasso, al nuovo Romagnoli.